Anche oggi una torta? Salutare! Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Di nuovo qui per una torta... Ma tu ti droghi? No, mi faccio di torte buonissime, squisitissime. Oggi vi faremo conoscere una torta tutta con frutta secca. Una torta di mele, mandorle e frutta secca varia con... Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco gli ingredienti per la nostra buonissima torta, la nostra torta integrale con farina di farro, alle mele, mandorle e uvetti. Ci occorreranno 150 g di farina di farro, 150 g di farina integrale, 90 g di mandorle, 40-50 g di uvetta sultanina, un bel cucchiaio di miele, un cucchiaio di essenza di vaniglia, una bustina di lievito per dolci, un vasetto di yogurt greco 01, 100 g di mele essiccate, queste qua che vendono alla Lidl sono buonissime, un pizzico di sale che non vedete qui ma che adesso prenderò, 150 g di olio di semi e occorrono anche 220 g di acqua e due uova bio, 250 g di zucchero integrale di canna. Cominciamo subito. In un mega ciotolone mettiamo i 150 g di farina integrale, i 150 g di farina di farro integrale, i 250 g di zucchero integrale, i 50 g di uvetta sultanina che non faccio rinvenire, il cucchiaio di essenza di vaniglia, l'intero vasetto di yogurt, questo è da 170 g e lo metto tutto, i 150/170 g di olio di semi, nel senso che potete metterne 150, poi se l'impasto è troppo secco potete aumentare fino a 170, e due uova. Uno, questa è una torta per la prima colazione, io la farcisco con tutti i nutrienti per una bella botta alla mattina. Aggiungo anche l'acqua. Data una prima rimestata, poniamolo un attimo da parte. In un mixer metto le mele e cerco di ridurre il più possibile in polvere. Tritate le mele, tritiamo anche le mandorle. Lascio anche le mandorle belle grossolane e adesso inserisco questi ingredienti all'interno dell'impasto. Buttiamo i pezzettini di mela, i pezzettini di mandorla, mescoliamo tutto. Ma sicuro che la mela? E adesso unite anche il lievito passato al setaccio e mescolate bene. Una volta incorporato il grosso, proseguite ad amalgamare con la spatola. Ok, versiamo il composto in uno stampo a ciambella foderato. Al solito, come fodero gli stampi, lo potrete vedere nel video che c'è tra le schede informative. Vi avevo detto che c'era anche un cucchiaio di miele. Io uso questo, un miele all'arancio della Rigoni di Asiago. Ci sta benissimo anche un millefiori, ma Enzo è allergico. Ne prendo un bel cucchiaio e comincio a fare questo su e giù su tutta la torta. Questo miele è buonissimo, no? Delizioso, di più. Fatto ciò, verso la restante parte di impasto. E adesso in forno a 180 gradi con alcune accortezze. Riempite una leccarda del forno di acqua e ponetela alla base del forno. Questa mettetela a metà sulla griglia e a 30 minuti circa copritela con l'alluminio, non fatela bruciare. Questo farà sì che la cottura sarà quasi al vapore e quindi una cottura dolce che farà lievitare tantissimo la vostra torta. Quindi in forno 180 gradi e ci vediamo tra 45 minuti. Ovviamente fate la prova a stecchino. Voilà! E dopo 50 minuti, wow! La vedete? Bellissima, sembra scurissima ma non lo è. Cioè lo è perché è integrale, ma sembra bruciata, che la luce non aiuta. Io la lascio raffreddare, poi domattina le scatto qualche bella foto e ve la faccio vedere subito dopo. Bene, e noi ci vediamo dopo le foto. Ciao!
più buona questa torta, anche se gli ingredienti sono secchi, la torta rimane secca in bocca, è uno schifo veramente, non la fate, basta. Non è vero, la torta invece rimane molto molto umida, è una torta molto rustica, è una sorta di panforte spesso, diciamo così. Sì, è come... davvero, vero? Sì, 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 è come una nonnina tutta truccata che dice le brutte parole, no? Rustica, ma al tempo stesso... Non so ragazzi cosa voleva dire. Fatto sta che questa torta è squisita, accompagnata con una salsa al cioccolato sopra, è la morte sua. Io non l'ho fatta per non oberarla, certo, di ulteriori, certo, calorie, non eravamo... però è buonissima, ve lo assicuro. Anche accompagnata con una bella cioccolata calda, visto il clima artico di questi giorni. Bene, bene. È una torta piena di salute, sì, 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 piena di roba buona e con un gusto davvero squisito e aromatico. Bravi, mi raccomando, fatela e fateci sapere se anche le vostre nonnine dicono le brutte parole o fanno dei brutti gesti. Mi raccomando, pubblicate qua sotto qualche video, qualcosa di interessante. Le nonnine, si sa. Io non sono so di perché quelle là, sono di quelle là che quando erano madri bacchettavano, ma una volta che diventano nonne ti insegnano pure le brutte parole. Ho capito. Anche in dialetto. Io non so tu che nonnina abbia, ma sono sicura che i nostri amici le hanno tutte normali. E quindi non ci rimane che augurarvi una speciale domenica. Magari fatevi questa torta e proponetela alle vostre nonnine. E noi ci ritroviamo sempre qua sulle vostre tavole. Ciao. Ciao.